Roberta Schira, Il nuovo bon ton a tavola, edito da Salani Editore. L'impresa di scrivere come vivere, come convivere, come condividere la stessa tavola, come mangiare, non può essere presa sul serio. E occorre allora scrivere l'esperienza, scrivere la politica del fare, in modo ironico, ilare, gioioso. Tale è la posta in gioco di Roberta Schira, scrittrice, gastronoma, giornalista, gourmet, che ha già al suo attivo libri di cucina come Cucinoterapia e Il libro delle frattaglie e romanzi come Piazza Gourmand e Le voci di Petronilla, scritto questo in collaborazione con Alessandra De Vizi. Per il Corriere della Sera scrive di costume, cultura e critica gastronomica. Roberta Schira riesce là dove Umberto Eco fallisce. L'autore del Nome della Rosa ha scritto molto prima come si fa una tesi di laurea, per la semplice ragione che l'ha mancata. È rimasto uno sforzo di erudizione, di cui non c'è traccia di lettera, né di simbolo, né di cifra dell'esperienza. Si lamenta di Benedetto Croce per occuparne poi il posto immaginario. Invece, Roberta Schira osa scrivere il Galateo del terzo millennio e non manca l'approdo. E l'ironia consiste nel dire le regole senza che risultino per questo una prescrizione, un protocollo da eseguire come un perfetto robot sociale. Noi che ci nutriamo anche delle punte estreme dell'astrazione, dalla teoria psicanalitica alla teoria matematica, dalla teoria teologica alle teorie politiche, ci capita spesso di precisare la differenza tra una crème brûlée e una crema catalana, o tra un foie gras e un pâté di foie gras. Anche di questo si tratta nel libro di Roberta Schira, che insegna tra l'altro la distinzione tra carta e menù, che in italiano sono considerati per lo più sinonimi. La tavola, nel senso del convivium, è un laboratorio di vita. Questa è la lezione. Le lezioni della tavola sono infinite. Nella premessa del libro c'è una serie di queste lezioni, da come ripassare il Galateo a come funziona la mascheralità sociale, sino allo smascheramento della menzogna di chi presume di indossare la maschera della verità, ossia si mostra come un bugiardo, come insegna anche l'esergo di Michel Onfray, più bravo come gourmet e businessman, peraltro, che come filosofo. Una citazione: se vuoi conoscere davvero una persona, devi mangiarci insieme, almeno una volta. Questa è la voce dell'esperienza, senza la pretesa di scrivere l'ontologia fondamentale del cibo, che appartiene anche a Michel Onfray. Se qualcuno avesse voluto capire se le teorie di Freud
di Lacan e di Virgilione fossero compromesse con la teologia politica, oltre al percorso difficile di lettura delle opere di ciascuno, avrebbe potuto, e nel caso di Virgilione potrebbe ancora, mangiare alla loro tavola. Si sarebbero accorti se si trattava di dispositivi inventivi di vita civile o se l'etica fosse obliterata dietro l'etichetta e non si trattasse quindi che di dispositivi convenzionali, ossia gerarchici. Il modo, tra l'altro, è più semplice che intendere se il superio non sia l'agente della teologia politica che da potere esterno diviene potere interno. Roberta Schira è più interessata all'incontro, tra l'altro il bon ton è il tono dell'incontro, non c'è bon ton senza incontro, senza avventura, e per questa via si accorge di chi mente mangiando una carbonara o di chi ci sta provando in occasione di una bicchierata tra amici o colleghi. Certo, va anche sovratono, al di là del bon ton, nell'ironico sgalateo, quando in una cena a due il gioco è di infrangere le regole del galateo. Qui siamo nella mascheralità, non nel simbolico. Ecco, è sgalateo quando scrive nel sottotitolo «Vedo come mangi e saprò chi sei», forzando la formula di partenza, che è di Brias Alain, «Dimmi come mangi e ti dirò chi sei». Non ha la necessità Roberta Schira di dire all'altro chi è, gli basta sapere chi sia. È sempre in direzione del sapere, ma alleggerendo la carica del soggetto monumentale della cucina, che esige invece che gli si dica come uno mangia per sentirsi dire chi è. Roberta Schira si accontenta di sapere se l'interlocutore è un tipo, un prototipo, o uno stereotipo, o un cifratipo. In altre parole, se tra di loro accade qualcosa di vero, o se ognuno vive in un mondo parallelo, perfettamente isolato da ogni altro. Ma prima di arrivare a queste finezze c'è l'inferno della tavola. Chi mangia prima che gli altri siano serviti, chi rutta, chi soffia sulla zuppa, chi si asciuga la fronte con il tovagliolo, chi chiama il cameriere schioccando le dita, chi non sa pulire il pesce o mangiare una mela o un kiwi con un coltello. Nemmeno un rivoluzionario, anarchico e asociale, fiancheggiatore del terrorismo, se non terrorista, ama che il suo vicino di tavolo, amico e compagno di lotta politica, gli rida in faccia con la bocca piena. C'è da imparare da ciascun dettaglio, e questa è l'idea forte del libro, leggere ciascun gesto a tavola. Leggere ciascun gesto a tavola come indice della civiltà dei nostri convitati, se non ancora interlocutori. Da Monsignor Giovanni della Casa a Donna Letizia, Roberta Schira riscrive le regole del buon vivere a tavola
e le sospende quando la tavola risulta vicina al letto. Allora tutta la sua casistica e le sue regole e sregole si leggono come un romanzo. Il libro infatti comincia con la narrazione di una scena in cui il bon ton non risponde all'appello e la vita è pura sopravvivenza nell'eterno litigio, micro o macro, nella società diventata pura immagine spettacolare, società dello spettacolo. Eterno litigio sul quale ironizza Leonardo, che era anche un buon cuoco, oltre che un buon commensale, o bisogna dire eccellente. L'assioma di Roberta Schira è decisivo rispetto alla questione del gusto. Se riesci a gustare il cibo, riesci a gustare la vita. E il libro è il teorema esecutivo dell'assioma. La vita che viene narrata, anche ripresa da antropologi, psicologi, sociologi e filosofi, è quella quotidiana, quella percepita e percepibile, ossia la vita che si gusta senza retrogusti immaginari. L'intento di Roberta Schira non è quello filosofico di affinare e precisare i concetti, ma quello pragmatico di gustare ogni dettaglio della vita, non abboccando al disgusto, ma al cibo artistico, culturale, anzi transculturale, perché c'è anche un capitolo sul giro del mondo in 9 tavole. L'intento di Roberta Schira non è quello filosofico di affinare e precisare i concetti, ma quello pragmatico di gustare ogni dettaglio della vita, non abboccando al disgusto, ma al cibo artistico e culturale, anzi transculturale. Perché c'è anche un capitolo sul giro del mondo in 9 tavole e la tavola si conferma come indice della civiltà di una nazione.